Sì, ora sì. Buonasera, come andiamo? Vabbè, tanto abbiamo detto buonasera, solo stronzate. Siamo dei fenomeni. Adesso Elena Maier, bastava vedere. Questa era facile stavolta perché c'era il mixer non mutato, però non si attivava un cazzo. Quindi bastava guardare e dire: ma perché non si attiva un cazzo? Invece perché no. Perché si è perso questi 5 minuti, abbiamo solo risolto la fame nel mondo e trovato un senso alla vita, ma andiamo oltre, è stato abbastanza pesante, sì. Non ci va di tornarci no. sopra. No, no, non vale la pena, non vale la pena, se ve la siete persa, ve la siete persa, così ha voluto il destino. Esatto, esatto. Bene, buonasera di nuovo. Buonasera a tutti quanti. Buonasera. A tutte quante. Buonasera. E a tutti quanti. Senti... Ma il titolo qual è alla fine? Eurovision, questo sconosciuto. Perché? Perché? Perché nessuno in realtà qua in mezzo se ne intende troppo di Eurovision, mi sembra di capire. Io più per tu chiacchiere, chiacchiere post Eurovision, e in genere vado sempre ad ascoltarmi le canzoni che hanno avuto più risonanza, quindi quella inglese, quella italiana e quella francese. E poi sono andato a vedere un attimo per quella russa, perché non c'era più Little Big. Ah, carino. Io so solo di pettegolezzi tutto attorno, cioè tutto il lato trash, su quello posso partecipare, ne so. Musicalmente comunque... non so un cazzo, invece. No, ma quella inglese non era male, E il fatto che abbia preso 0 punti, c'ha più dietro forse un messaggio che l'Europa voleva mandare, perché... Ma ce ne vari di messaggi che l'Europa vuole mandare all'Eurovision. Eurovision, la gente vuole fare che è una roba neutrale, che non c'entra niente la politica, no, per carità, poi in realtà è super pesantissimamente politico, cioè una cosa bestiale. Banalmente l'Ungheria ha detto che non partecipa perché era troppo gay la situazione. Me l'ero perso. Maledì. E poi dire che qualcosa è troppo gay lo trovo carinissimo. Cioè, neanche un tanto gay. No, troppo. Fosse stato un po' meno. Un po' meno. Fosse stato un po' meno l'avremmo accettato, ma così troppo. Tra l'altro, quindi Pillon quest'anno non ha cantato. Non ha cantato Pillon, no? Insieme all'Ungheria, peccato. Però la volta che, se noi non parteciperemo, voglio che chi lo dichiara faccia la citazione a Boris dicendo: un paese di musichette mentre fuori c'è la morte. Esatto. Ecco cos'è l'Eurovision. Bravissima. Esattamente. Ci vedrei bene Draghi a fare questa citazione. Ah, se proprio lui, esatto. Poi funziona come la Champions League o l'UEFA, insomma, per cui ci sono nazioni che noi mettiamo dentro... Ma di euro non è ben pervenuto, che cosa? Allora, perché sono consociati all'azienda che fa l'Eurovision, e se sei consociato puoi partecipare. Quindi per questo abbiamo l'Australia, stranamente. Ma anche Israele denari... non risultava particolarmente euro fino a ieri. I denari significa fondamentalmente. Sì. L'Inghilterra, ecco, lei non so se è ancora dentro perché faceva tecnicamente parte dell'Europa o perché è consociata, però. Ma lascia sta, guarda, non c'entra un cazzo l'Unione Europea in quel senso. Sono vabbè, tutti... no, però... 0 punti comunque. Sì, però quello è un fatto, appunto, cioè non è che è stato deciso a tavolino ufficialmente, questi piano 0 punti. Poi magari l'hanno fatto un imbroglio, chi lo sa, che cazzo, però, cioè, per come la dobbiamo intendere, è più probabile che la gente si sia rifiutata di votare. Boh, non ho idea. Non so niente di questo. San Marino è ancora viva, quindi ha fatto le giuste votazioni. Brava San Marino. Ma scusa, San Marino aveva un cantante, perché c'è qualcuno che canta San Marino? Sì, pure sì. San Marino partecipava e votava. Champions. Infatti c'è una grande lotta interna con San Marino e l'Italia, perché San Marino deve stare attenta a chi vota, perché è dentro di noi ed è piccola. Non ci mettiamo nulla a metterla del tutto. Tanto è vaccinata che è un vaccino inutile. Sì. Che è vaccinata con Sputnik. Non andate in vacanza a San Marino. Tutto toccando. Questo, chi erano gli altri? Perché c'era qualcun altro oltre all'Ungheria che quest'anno... Cioè, tipo, tu ti ricordi... La Bielorussia è stata esclusa... La Bielorussia che è stata esclusa... Due volte. Perché come sapete, perché ne abbiamo pure parlato, tra l'altro, Bielorussia è un macello da un po',
Sì, venerdì ne parliamo meglio, tra l'altro. Domani, sì, domani ci dedichiamo un po' anche alla questione del giornalista blogger rapito. Sì. Non hanno trovato un aereo che li portasse all'evento, probabilmente. E quindi, diciamo, la partecipazione all'Eurovision già di suo non è che fosse proprio garantita, considerata la situazione politica. Cioè, l'oppositore che è dovuta scappare in Lituania l'anno scorso. Cioè, Una brutta situa. Fare finta che vada tutto bene, cioè, fino a un certo punto, no? E quindi mandarono sta canzone fatta da una band di Stato. Non una band di Stato, ma una band molto filo Lukashenko, dove, ecco, ti insegno io, si chiamava la canzone. Ah, mo te faccio vedere, sì. E quindi gliel'hanno sconfitto. Devi solo obbedirmi, diceva da qualche parte anche. Una serie di cose. E quindi alla fine la Bielorussia non ha partecipato, l'Armenia non ha partecipato per via di tutta la situazione Nagorno-Karabakh, di cui non abbiamo parlato su Full Monkey, ma meriterebbe anche quella uno spazio. E ne riparliamo appena studiamo meglio. E queste sono le due forze più estreme che ci hanno pure fatto l'articolo quelli del Post, capito? È stata proprio pesante. C'era pure questa piccola skirmish tra Bulgaria e Macedonia del Nord, che tra l'altro è curioso perché io da qui ho scoperto che la Macedonia del Nord si chiamava così e non Macedonia, appunto. E non solo Macedonia. Perché c'era stata tutta quella roba di il giochino l'altra volta. Esatto, ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto il gioco della mappa. Lo sapevo. Sì, perché era un criterio per poter accedere all'Unione Europea, sta cosa. Perché la Grecia l'aveva chiesto, perché la Grecia voleva perché la Grecia ha una parte del territorio che è Macedonia. Ha sempre detto che la Macedonia è sempre stata riconosciuta come parte della Grecia. Sì. E ci hanno avuto quella regione. In più poi c'è tutto un problema che deriva da Jugoslavia, gli anni 90, tutti quei bei periodi bellissimi di collasso dei paesi del blocco sovietico, per cui tra Bulgaria e Macedonia del Nord non corre buon sangue da una serie di punti di vista etnico-religiosi e anche politici. Insomma, sta cosa poi si è andata a riversare pure su sto cazzo di Eurovision, perché questi hanno fatto un video in cui figuravano le bandiere della Bulgaria. Quindi apri di cielo, perché no, ma questi, voi siete la Macedonia, no, ma io ho i nonni bulgari, cioè tu pensa a queste polemiche che a noi suonano lontanissime, ma in realtà avevamo l'altro ieri che non potevamo avere Mahmood, perché Mahmood non è italiano. Esatto, noi avevamo Mahmood, che era due anni fa, che Salvini ci fece pure il tweet per dire che non era italiano, meglio altri. Sì, era due anni fa ha vinto Sanremo, sì. E non mi ricordo con chi è che se la giocava, che non ricordo più. So che Salvini aveva deciso di esprimersi a favore dell'altro, infatti l'altro ha perso, perché tra l'altro c'è questo trend di Salvini che ogni volta che tifa per qualcuno, quello perde. E niente, quindi queste per le polemichine filopolitico. Pure il fatto che ci sia Israele tra i concorrenti, quello... non è che debba passare proprio inosservato, se proprio vogliamo mettere i puntini su lei. Tant'è che un paio d'anni fa... La canzone si chiamava Il diritto di difendersi, mi pare. Cosa si chiamava Natari? Questi qua, bravi, che tra l'altro sembrano sottare qua le Maneskin. In effetti il cantante assomiglia un sacco a Damiano. No, scusami, il cantante, non so chi sia lui, quello vestito di nero. Quello di destra è un manichino, giusto? Credo un buttafuoco, una guardia del corpo. C'è un effetto della luce, mi sa, sugli occhi. Lascia stare. No, che non ci sono. Perciò penso che sia la luce, dai. Comunque sì, insomma, ci fu sto momento durante la canzone di Israele, perché in cui gli islandesi tiravano fuori sta bandiera. Insomma, non è un evento neutrale l'Eurovision, quindi per me
per me merita attenzione almeno per questo. Poi ci sono anche altri fatti, la musica, lo spettacolo, la società, per carità, fanno parte assolutamente. Abbiamo vinto. Ha vinto l'Italia, un po' di patriottismo, nazionalismo e cazzi di questo genere. Anch'io non sapevo niente, ma ho scoperto che Toto Cutugno ha vinto questa manifestazione. Sì, sì. Ma veramente? Sì. Ma sì, 30 anni fa? Non credo sia un italiano. Ah sì? Quella lì? Ma guarda, sì. E ci adesso fu l'anno vedere. Dopo, l'anno dopo, bellissimo, perché chi vince l'Eurovision poi ospita come paese il prossimo evento, quindi noi l'anno prossimo ospiteremo l'Eurovision. E ci fu l'anno dopo quello da noi, non mi ricordo, era Mike Bongiorno o Pippo Baudo? Comunque uno di questi due, a uno dei cantanti di non mi ricordo che band, gli fece: ah, sembri una femminuccia, sai? Una cosa del genere. Una cosa tremenda, guarda, cioè, aspetta che... Questa è una perla da Mike Bongiorno, della Pippo Baudo. Eh sì, eh. Eurovision, Rai, sembri... Allora, l'ha vinta Toto Cutugno nel 1990 con Insieme 1992. Ah. E l'aneddoto particolare è che lui non doveva andarci, perché lui era il non aveva vinto lui Sanremo, ma chi aveva vinto non ci andava, e allora c'è andato lui Eterno Secondo e l'ha vinto quell'Eurovision. Cioè, questo è un meme nel meme, povero Cutugno. Ah, scusa, ma io avevo visto sto video. Niente, amore. Non lo trovo. Girava su... Oli, recuperaci chi era il conduttore di quella versione. E lo sto guardando, infatti. Presentatore Toto Cutugno e Gignola Cinquetti. Hai capito? Ah, proprio l'ha anche presentato. Cioè... Sì. Per far ricordare a tutti chi ha vinto l'anno prima, si presenta lì e salve, vi presenterò tutta la serata per ricordarvi perché abbiamo vinto. Con Gigliola Cinquetti, peraltro, che era quella che l'aveva vinto prima. Sì. No, aveva vinto anche l'Eurovision. Ah. Se non ricordo male. Sono stati, questi sono i terzi italiani, erano stati Gigliola Cinquetti. Che è successo? All'Eurofestival ha vinto l'Eurofestival dopo aver vinto ha vinto il Festival di Sanremo nel 64, sì, con Non ho l'età insieme a Patricia Carli, poi nel marzo successivo a Copenaghen vinse sempre con la stessa canzone anche l'Eurofestival, che è l'Eurovision, solo che veniva chiamato Eurofestival anche. Ok. E quindi poi questa grande coppia ha condotto la versione italiana. Esatto. Sì. Mm. E, da allora sono passati 30 anni precisi e siamo di nuovo qui. A parlare di Damiano, se pippa o non pippa. Non che bello. Per la parentesi, no, non pippa. Ovvio. Tra l'altro non pippa, te pure certo, però capisco. Ma poi non chi se ne fotte potremmo aggiungere, volendo essere proprio super... Ma io chi se ne fotte l'avrei messo ancora prima di no, figurati. No, tra l'altro Vasco ha risposto bene, se volete lo faccio io il test antidroga. Mamma mia. L'ho visto. Simpatico. Tra l'altro questa questione della droga affrontata dal punto di vista morale, io non ce la faccio più. Cioè, veramente vorrei che fosse finita con gli anni 90. Cioè, no, assieme agli anni 90, che erano tragici da tanti punti di vista, veramente i jeans, i bomber, tante cose erano brutte negli anni 90. Ora basta sta cosa. Cioè... È faticoso, eh? Deve resistere, perché adesso abbiamo appena finito tutta quanta, come si chiama, la nostalgia degli 80. Ora passiamo ai 90, poi si va alla nostalgia dei 2000. Sarà che ho visto da poco, ne abbiamo anche parlato, abbiamo visto da poco Sampa, tutta quell'area di stigma e soprattutto superiorità morale e deviazione dalla strada maestra che c'era come valore, no? Cioè siamo ancora lì. Sì, ma siamo ancora lì. Sampa Trignano è superata, ragazzi. Cioè.
Max, puoi abbassare leggermente il mio livello del microfono, per favore? Ma certo. Grazie. Siamo assolutamente ancora lì, cioè c'è sempre una qualificazione morale, diciamo così, dietro quando parliamo di droga, ma su tanti aspetti, sulla droga, su determinati comportamenti che non si ritengono socialmente conformi, no? O in qualche modo socialmente devianti. Prima non è che li analizzi nell'aspetto della devianza, prima di tutto c'è un giudizio morale. Nella malattia stessa, ma nella malattia stessa c'è un giudizio morale. Sì, tra l'altro. Cioè, io so di aneddoti vari, tra cui il più recente, un amico di cui non farò il nome, che va dal medico per altri motivi, e questa settimana scorsa, è rimasto colpito e me l'ha raccontato, perché gli fa, lei ha avuto il Covid? Gli fa, no, non l'ho avuto. Ah, bravo, vuol dire che è stato attento. quindi chi ha avuto il Covid è uno stronzo che è andato a fare sputare addosso della gente. Cioè, il Covid è un virus, ragazzi, si può prendere. Cioè, però anche, era un esempio stupido, torniamo alla droga, però per dire che in tutte queste forme che esulano da quello che noi riteniamo normale, no? Da quello che noi riteniamo normale, accettabile e che ci fanno paura, dobbiamo mettercelo il giudizio morale per tenerle lontane da noi, come se a noi non ci riguardassero. Sì, sì. A noi non potrebbe capitare, perché noi siamo brava gente. No, io ma sono bravo, soprattutto il consumo di sostanze, non, cioè, proprio non c'entra niente con tutta questa faccenda. Cioè, non, la moralità e il consumo di sostanze non vedo proprio come... Vabbè. Vai a fare la morale ai delfini quando pippano il pesce palla, per esempio. Che belli. Cazzi i delfini. Brutta gente. No, io brutta un po' gente, tra l'altro. Io un po' li giudico. No, moralmente vanno giudicati. Hai tirato fuori proprio l'animale che più mi sta sul cazzo da questo punto di vista. Anche il panda non è simpatico, era. Ma perché abbonatevi ora per fare il grande tour all'acquario di Genova in cui Max passerà un'ora guardando i delfini giudicandoli. A pezzi di merda, a etero. No, vabbè, a parte che andarli a giudicare in un acquario, cioè proprio ti piace vincere facile. No, se vuoi andare a giudicare un delfino ti viene a canoetta. Ci vai a far cazzotti. No, perché non voglio che poi cerchino di violentarmi i delfini, non ci vado. Vedi che lo sai che sono brutte persone. Però. Lo so. Il delfino è una pessima persona. Però è vero che, cioè, nel senso, giudicare dal era una stronzata, ma giudicare dal punto di vista morale, cioè se parti dal presupposto morale non hai mai risolto il problema o non hai mai affrontato il tema dell'utilizzo di sostanze. Certo, assolutamente. Non affronti il tema della dipendenza, non affronti il tema, cioè non riesci a parlare di nulla partendo dal presupposto morale. No, non riesci a parlare morale. Di nulla e in tutto questo, tra l'altro... Vabbè, questo era da mettere appena appena sotto, non ce ne fotte un cazzo, no, questi ragazzi non hanno pippato cocaina in diretta in Eurovisione, pensa no, buttata, un po'. Ma una battuta, un'offesa buttata lì, cioè qualcuno che l'ha detta per un misto tra cattiveria, goliardia e trollaggine, e poi il montaggio proprio virale, classico, che uno piglia una coglionata e diventa i titoli di una serie di testate il giorno dopo. Che in Italia poi succede proprio con queste cose super becere, inutili, stupendo. Poi, pure cioè, in Inghilterra succede spesso, è pure loro che tra Daily Mail e quell'altro giornale. Ma il Daily Mail tra l'altro piace molto anche a noi da sì, che siamo molto vicini come stile, cioè pure noi pigliamo queste piccole cose che fanno diventare super gigantesche. Da uno che si vedeva da 100 km che non qua, poteva aver mai pippato. Perché qua era facile, perché qua era proprio facile, perché tu avevi da una parte potevi stuzzicare quel poporopopopo che ci portiamo dietro dal 2006. Esatto. E che veramente ci basta vedere una baguette che proprio cominciamo a cantare. E sono i francesi che ci odiano perché noi li abbiamo battuti. E dall'altra sta questione della droga, che è un'altra cosa che gli italiani basta dire droga e improvvisamente salgono tutti sull'altare dei sani, sobri e casti. Mm-hmm. Per cui cioè, c'è stata una combo, secondo me, che ha reso questa roba veramente succosissima. Poi i Maneskin si portano dietro tutto un pubblico che adora un moralismo di un certo tipo, per cui si portano dietro nel senso... portano dietro inteso in senso negativo. Esatto. Ma non si dice tipo Maneskin.
Ah, perdonatemi. Ma sai che io ho sempre... Non lo so, ho sentito di una volta, però sono sicuro che non si dice A. Se una di quelle cose tipo si dice sorry. Leviosa. Ma è una O particolare o è una O? No, ma perché tipo è una lettera che si trova pure nel danese. Vediamo qui. Sì, alfabeto farfallino. No, bravo. Fama, nefe, skinfi. Ma comunque io ho visto un filmato in cui c'è un giornalista che gliel'aveva chiesto a lui se aveva parlato cocaino. Eh sì, questa cosa è una O. Sì, è Måneskin. È Måneskin, ok. È Måneskin. Scusatemi, ragazzi. Bravo Frenchy, bravo Frenchy, applauso. Vabbè, ma pure io la prima volta che l'ho letto così, ma chi è che non li legge? Però pensa, in danese sì, comunque si pronuncierebbe ancora diverso e si pronuncierebbe Måneskin. Måneskin. Con la schwa. L'amica tua. L'amica mia, perché amica mia? Che cazzo, l'amica tua? Sei tu che sei un grande amico della schwa. Amicissimo. Poi loro si portano già, appunto, che diceva Barbara, si portano tra l'altro un codazzo di odiatori seriali per tutta una serie di altri temi che non, cioè, come sì, dire, non apriamo adesso, però in generale veramente si è scatenato, c'era proprio tutto il terreno per fare il polemicone all'italiana perfetto. Vabbè, ha vinto il test antidroga, ha vinto lo sport. Sì, intanto però hai fatto casino, cioè nel senso, no, infatti c'è, no, ma poi comunque... Vabbè, ma meglio per loro, se ne escono puliti, secondo me è ancora meglio. No, io posso dire, pure merda per me che si sia arrivati addirittura a fare un test antidroga, no, è allucinante, cioè è proprio allucinante sulla base di... Ma non è che gliel'hanno chiesto loro, eh? Lo so, lo so. Ma se uno deve essere costretto... Ma non metto... Non metto in discussione... Tra parentesi, il pezzo loro proprio di questo parla, il pezzo che hanno portato... Lì. Guarda, non metto in discussione la loro scelta di uscirne in questo modo. Dico proprio che in generale il fatto che poi comunque la gente questo si aspetta, capito? Cioè che se tu vieni accusato a caso, poi sta a te dimostrare che hai ragione tu. E non può funzionare. Infatti così. A me sarebbe, devo dire la verità, sempre non discutendo le scelte, perché quelle sono individuali e quindi non metto bocca su quelle, a me sarebbe molto piaciuta una posizione del non, ma non se ne parla proprio, ma che volete da me, non esiste, cioè non, no. Sì, sì. No, ha colpito anche a me negativamente ma non negativamente per loro, poveri cristi, sono tratti no, in mezzo. No, è proprio come è stato trattato il tema, capisci? Cioè, come adesso che siete stati soddisfatti possiamo chiuderla. No, perché non bisognava fare il test antidroga per non bisogna proprio aprirla. Non sono cazzi vostri, prima di tutto. Secondo, l'assurdità dell'accusa dovrebbe di per sé far cadere qualsiasi processo di analisi, perché non ce n'è bisogno. C'è molto da discutere su sto tema, perché io ho visto anche nell'immediata... Cioè, purtroppo cioè, funziona così, sì, quando uno insinua una cosa, purtroppo uno deve si trova in una posizione, deve dimostrare è qualcosa. È quel si trova che mi interessa. Sì, è, così, è quel però... si trova che mi interessa, perché in realtà... è stata una scelta alla fine. In realtà nessuno... Ma penso pure a quelli che dicono, che fanno il debunking e tutte queste cose qua, che si sono subito messi in azione per debunkare, sai. Ma che cazzo devi debunkare, raga? Cioè... Non, nel senso, c'è una foto. C'è una foto dove non si vede assolutamente un cazzo di niente. Tranne che se ce lo vuoi vedere. E allora a quel punto, che non stiamo discutendo di fatti, dati, analisi. Cioè, stiamo discutendo di tu che vuoi vedere per forza una cosa brutta o secondo te in una foto. E che cazzo ti devo debancare io allora? Cioè. Qual è il punto del dirti, no, guarda, in realtà se vai a vedere l'angolo da destra si vede che non era appoggiato al tavolo, ma cioè ti devo pure fare vedere l'angolo da destra? No, non c'è bisogno di vedere l'angolo da destra, raga. Cioè, e quindi mi chiedo, non dico che sia per forza che ho ragione io, però mi chiedo se, diciamo, il correre ai ripari... Come se ci fosse bisogno di dare una versione scientifica indagata dei fatti, non sia anche un po' troppo parte del gioco del bombare tutta la discussione, capito? Cioè, da una parte c'è uno che dice una stronzata, se dall'altra è solo gente che gli ride in faccia.
non è un po' diverso da tutta gente che invece si mette a dire no, guarda, in realtà vedi che questa cosa così, cioè, non lo so, mi chiedo, non credo neanche che possa valere sempre questa cosa. Però mettono un po' in mente, dai, vai, però dici, la mettono un po' in mente il discorso della censura presunta tra chiamata, l'altra volta di Trump e delle fake news, no? Cioè, ci sono dei pareri, io a volte, appunto, questa ho la famosa perversione dell'ascoltare TG, e ci sono veramente dei pareri che non andrebbero riportati, secondo me. Cioè, nel senso, se tu mi racconti, hanno passato una settimana a intervistare Salvini su qualunque tema, settimana scorsa, su qualunque tema, stava dicendo cazzate non argomentate da nulla, no? Senza nessun sorpasso, erano bugie, ok? Primo, il giornalista non gli ha detto scusi, sta dicendo una cazzata. Già questo sul metodo. Ma poi a monte, cioè, se tu dici che ci sono degli unicorni in cielo, perché io devo darti spazio? Perché i media ti devono dar spazio? Se dici di qualcosa di argomentato, con delle cose, allora io ti do spazio. Perché altrimenti ogni volta finiamo allo stesso punto. Cioè, qualunque. Io prendo una persona che mi sta sui coglioni, gli faccio la foto sbagliata, la divulgo sui social network e questa persona si trova nella posizione, primo, di doversi giustificare di una cosa che palesemente non ha fatto perché è una cazzata e me la sono inventata di sana pianta. E non solo quello, ma comunque rimane l'ombra nell'opinione. Ah, i Måneskin, quello che è, sono quelli di quello che ha pippato quella volta al festival, perché certo, quello poi rimane, no? Certo. Quindi io mi associo un po' a quello che dici, cioè, non è che secondo me tutte le opinioni hanno lo stesso peso e a tutte le notizie bisogna dar spazio, neanche a tutte le opinioni bisogna dar spazio, secondo me. Ma non è questione di censura, è questione che se mi stai parlando di qualcosa, ma non sai di che diavolo, oppure in malafede mi stai dicendo delle cazzate e non le dimostri, allora o io ti faccio parlare ogni volta e la dimostro e ti incalzo di domande, eccetera, eccetera, prima o poi ti stanchi, ma sto facendo il tuo gioco, o altrimenti ci deve essere una selezione, non è che tutti i pareri valgono uguali. Perché poi dico io, l'artificialità che sta dietro alla retweet, recondivisione esponenziale di questi contenuti violenti, di solito, perché dico violenti come cappello generale. Perché poi, diciamo, alla fine della catena portano alla violenza. E cioè, la stessa artificialità di chi ha le intenzioni cattive, tra virgolette, di far dominare quei tweet là nella sfera, cioè, non è antitetica, sta sullo stesso spettro del voler evidenziarne gli aspetti falsi, negativi, eccetera, eccetera, con la stessa forza, intensità. Cioè il fatto di rispondere con una cosa simile, con un attacco che sì, è basato sulla realtà e tutto quanto, ma comunque non dialoga, comunque è rivolto in realtà a una terza persona che sta leggendo, e quindi poi alla fine a che cazzo porta? Perché a me sembra che poi ogni volta che si ripete questa cosa, non è tanto una questione di quale delle due opinioni, quale delle due versioni dei fatti ha vinto, è che in generale si è combattuta la battaglia, si sono fatti i feriti, adesso si fa la conta, basta, cioè è finita a quel punto. Ma qua posso aggiungere una cosa, sì. Secondo me questo succede perché non lo scopo da una parte e dall'altra, chiaramente non vale per tutti, però in buona parte lo scopo di tutta questa polemica è creare traffico. Cioè non è tanto dire una cosa, dire il contrario, dire che è vero, dire che è fa. Il punto è che questa roba si sapeva che creava traffico per le ragioni che ho già detto prima. C'è una questione che tira in ballo la Francia, una questione che tira in ballo l'Eurovision, c'è tutta una polemichina, c'è la droga, c'è tutta sta cosa per creare. Sì. E quindi, cioè, nel momento in cui questo è l'obiettivo, poi sì, è normale. No, ma poi nel momento così, in cui fa eco alle posizioni che assumono i politici che poi fanno scelte di governo vere, cioè quando è praticamente lo specchio di quello che succede, per esempio, con i tweet di Pillon, che pure ieri ha scritto una roba su cosa dovrebbe fare la donna, cosa dovrebbe fare l'uomo, che di nuovo, cioè,
l'avesse detto un coglione al bar, si sarebbe preso un vaffanculo da qualsiasi donna nelle circostanze, nelle immediate vicinanze. Tanto da qualsiasi, ma da qualcuno magari. E basta, cioè non lo caga nessuno uno così, non, cioè, poi sì, in certi ambienti sì, e questo è un problema, però capisci, nella vita sociale, territoriale, locale della gente, uno che va in giro a dire ste stronzate non è funzionale alla vita delle persone, quindi non viene cagato, non viene, a volte viene ignorato, e questo produce un altro effetto peggiore, perché ingigantisce le sue azioni e gli lascia ancora più spazio. Però questo atteggiamento che invece prendiamo con Pillon, per cui la stronzata del genitore, della madre, del padre, che le donne fanno certe cose, gli uomini ne fanno altre, che è una cazzata che morirebbe lì se non avesse, se non fosse chi è, diventa un bordello enorme, e lo diventa specialmente da tutte le persone che poi stanno lì a dire: no, ma guarda, sai che in realtà ti sbagli, perché nel 2020 le cose sono cambiate. E secondo te lui ha veramente bisogno che noi glielo spieghiamo? Cioè, veramente Pillon non le sa queste cose? E così chi sceglie di appoggiare l'una o l'altra parte? E quindi di nuovo arriviamo a dire queste cose quando la battaglia è già finita. Cioè, l'argomento è già stato espulso, è già stato cagato da un nano. Si è sparso sulla gente e ha prodotto tutta l'infestazione di batteri, altra merda che si produce quando si dicono ste cagate. Non lo so. Sì, ritwittarlo ossessivamente alla fine rischia di fare il suo gioco, cioè ritwittarlo, ripubblicarlo ossessivamente anche per cularlo, eccetera, eccetera, rischia solo di fare il suo gioco. In realtà, ma no, poi di raggiungere l'obiettivo di parlare di un argomento che è tossico, in realtà, perché non c'entra nulla, non interagisce, non integra in nessun modo il dibattito pubblico, lo intossica. Esatto. Ti rimane indietro, in realtà, di 20 anni a quando si dovrebbe parlare, cioè quando dovremmo essere almeno a livello 1, che ne so, del discorso sui ruoli di genere. Lui fa finta di essere a livello meno 10 e noi a stargli dietro finiamo a livello meno 5. Esatto, stiamo ancora qua a spiegargli che, guarda, incredibile, io posso lavorare, quando dovremmo spiegargli che mi dovrebbero pagare di più. Cosa che già hanno dovuto lottare i nostri nonni per ottenere, capito? Cioè, il fatto che sia di nuovo in discussione è proprio grave grave, perché significa che si sta giocando al ribasso adesso, ma in una maniera violenta, pericolosa, che porta all'esclusione standardizzata delle persone dalla società. E su tutti i diritti umani stiamo giocando pesantemente al ribasso. Sì. E anche soprattutto su quelli delle donne. Questo dibattito abbassa ulteriormente, vero, il livello. E tornando al discorso iniziale, ricollegandoci un po' a quello che è successo, tutto il, secondo me, il dibattito era un non senso, è stato un non senso. Non aveva, questo dicesse che stava pippando il cantante, ma che era palese che non fosse così, non c'era nulla da dimostrare. Non ha senso poi il cancan successivo, né l'attribuzione all'intero paese, secondo me, Francia in quanto entità, di quello che è successo, dato che è stato un giornale. Ma quello fa parte della retorica, cioè, perché poi dicevamo, se più aggiungi livelli di tifo, più troverai persone che si faranno raccogliere perché tifano una di quelle cose. Se adesso esce che qualche juventino ha detto una specifica cosa, ecco che hai aggiunto un altro strato di tifo a tutta la faccenda. Non lo so per dire. Sì, è vero, è vero. No, ma è perché la polarizzazione ovviamente porta a seguire, all'identificazione, quindi segui tutta la faccenda. Aspetta che devo bannare sto bot nella chat. Sì, l'ho visto. Tu vai avanti, faccio io. Vai, grazie. Ma vogliamo fare una pausina pubblicità? Pausina pubblicità. Vai. Io approfitterei, ragazzi, per salutarvi, che devo tornare dall'altra parte. Vai, carissimo. Allora, grazie mille per essere passato. Grazie a voi. E domani io ascolto, e poi se riesco anche domani a fare un attimo di collegamento, ci sono. Okay. Compaio, imparerò improvvisamente. Yes, vai. Ciao. Ciao bello. Buonasera. Ciao Fran.
E quindi capito quanti cazzi dentro a una stronzata come l'Eurovision? Ah, oia! Tieni. Si può, cioè, si può andare avanti ancora oltre, ma possiamo anche smettere. No, infatti smettere. Perché poi tra l'altro in tutto questo Oli ha visto un po' di Eurovision. Ma noi, cioè, io ho sentito a malapena le canzoni, no, allora, quella italiana, quella francese, quella inglese e quella russa, però perché ne parlarono ai tempi quelli del posto, perché tra l'altro c'era pure un'altra polemica politica su quella russa, perché era tipo sulle donne che dovevano fare, cioè era una roba di potere alle donne, una cosa così. Sì, la Russia ha sempre una bella storiella ogni volta che fanno andare una canzone all'Eurovision, sempre. Bello, guarda. Anche perché non hanno una narrativa. Cioè, se da noi facciamo la valutazione della critica, il pubblico e tutto, là diciamo che la valutazione di che canzone mandare è molto diverso. Sì. E quindi tu cosa hai sentito, Oli? Ho sentito alcune, non tutte, però allora parliamo un attimo di quella italiana. Ma a me piace un sacco, io vi dico De Moschino. A me un sacco. Ok, a me non tantissimo. A però me un cuofano, questo... ci azzecca tra parentesi un cuofano con quello che gli è successo. No, è che ma è una questione di gusti. Non è che mi faccia impazzire. Posso capire perché piace, aspetta, ma a me non piace. Vabbè, molto. No, niente, scusami. Vai. Mi hai mutato. Mi hai mutato tutto il tempo. Ho lanciato la pubblicità. Ma niente. No, vabbè, ma i subscriber ci stanno vedendo, quindi sì. Non c'è problema. Fenomeni, bravi. E per chi non è subscriber e vuole sapere cosa ho detto, ci saranno le repliche su YouTube. Esatto. Quindi... esatto. No, però quelle sono mutate, perché questo dovete pure sapere che noi, cioè, la live bruciamo quello che diciamo. Quella non rimane la bruciata. Quella del giovedì la bruciamo. C'è sempre la possibilità di perdersi qualcosa, quindi voi siateci sempre proprio per il FOMO, per la fear of missing out. Oh, fate parlare quest'uomo. Oli. Home food. Facciamo parlare quest'olio. Non ha suonato delle corde dentro di me che me l'abbia fatta piacere. Capisco perché possa essere piaciuta a molti, perché comunque il ritmo c'è una specie di ritorno della wave del rock vecchio, ma un po' svecchiato e messo con tutto un nuovo vestitino attillato per la nuova generazione. Lo capisco, a me non piace. Guarda, però ci sono già tanto grata che stiamo uscendo da quel miagolio piagnucolante dietro al fatto che c'è qualcuno che ti ha lasciato e non ti ama. No, ciao Hegel. Ah, beh, quello scrivi. Che tutti, guarda. Quanti... Sì. Cioè... non so, mi dispiace se vi piace Vasco, ma a me questa cosa che lui è un rocker e ha sempre parlato di quelle canzoni lì, però cioè. La ribellione non la vedevo molto da rocker. Capisco il fatto che venga chiamato così per il genere che fa, però diciamo che non era una canzone rock come quelle americane con tematiche americane. No. Andava più sulle tematiche, sul romantico, sull'amore, così come è comunque sempre stato un po' quasi tutta la canzone italiana. No, però guarda, i collegamenti con la musica americana, soprattutto negli anni 70, in realtà sono assolutamente legittimi. E contro il C, contro il V li hanno fatti, No, ma poi c'è tutta una commistione di produttori e ingegneri del suono molto bravi, tra l'altro famosissimi, che hanno lavorato un po' dappertutto, e quindi in realtà... buona parte della grande musicalità di Vasco viene proprio dall'internazionalità del suono. Sì. Però sì, cioè, comunque guarda, parlare di figa e stronzate è perfettamente in sintono con il rock. Però io non mi riferivo al americano. Parlare di figa, io parlavo specificamente del piagnucolio. Sì, esatto, infatti quella roba là secondo me non è tanto Vasco che... Ma io infatti non parlavo. Non è tanto, è quel... Io ho avuto anni di carriera, cioè è cambiato. Lei parlava di quelle recenti che sono sempre incentrate sulla sofferenza dell'amore. Ho fatto il collegamento con Vasco, che anche lui parlava comunque di quella cosa. Lui ne ha fatte un po', però in un altro formato. Però c'è quelle lì, c'è quella che fa Alba Chiara. Pure i Led Zeppelin alla fine hanno parlato di amori perduti. Sì. Capi? Non è che questa è una cosa brutta a prescindere.
è no, che il tono lamentosino italiano, a me le Zeppelin è sempre piaciuto, che quella più famosa, Stairway to Heaven, tutti l'adorano, ma nessuno si è mai fermato a dire: ma ascoltiamo, capiamo un attimo il testo, perché non è il bellissimo testo poi. No, che scherzi, io invece l'ho studiato assai quel testo ai tempi. Sì, no, come tematica non è bella, però tutti quanti, Stairway to Heaven, lo sai che di cosa parla esattamente? Bellissimo. Vabbè, ma a volte innanzitutto ci piace pure la chitarrina, cioè a volte c'è chi la studia senza pensare alle cose. Sempre quel pezzo che si sfotte, è come raga è come Dark quando prova una chitarra, è come Dark Souls, uno lo può apprezzare per la lore, lo può apprezzare per la tecnica, gli può fare schifo per entrambi, gli può fare schifo per uno solo, cioè dipende dalla prospettiva che assume. Si fossilizza e fa sempre un boss, cioè dipende dalla prospettiva che assumi, bravo. Sempre quel pezzo. Perché poi alla fine ci sono artisti che hanno avuto successo facendo la stessa identica cosa e li apprezzi per quello, perché l'hanno fatto tipo per 30-40 anni, tipo i Motorhead per dirne uno. E altri che invece hanno nell'evoluzione del suono hanno avuto un grande successo, e altri ancora che invece si sono accappottati completamente, sia scegliendo uno sia scegliendo un altro. Comunque alla fine è molto random sta cosa, cioè il mainstream segue regole che non c'entrano un cazzo con l'oggettività della qualità. C'entra, cioè aspetti qualitativi certo, però non nel senso che intendiamo noi, cioè in un senso molto più algoritmico, cioè alle etichette discografiche ormai sono 40 anni che hanno capito come funziona l'antifona, cioè di cosa devi integrare dentro alla musica per farla entrare bene nella capoccia della gente e poi non farla uscire. Poi ne parleremo bene con Jenny, questo nuovo modo, la musica, le cazzate. Secondo me il fatto che sia banale la canzone è irrilevante. Cioè, nel senso, alla fine non ma è chi da ha questi detto show. Che è banale cosa, scusate? La banalità do chi è che l'ha tirata in mezzo? Vabbè, è un po' banale nel ma senso. Ma quale canzone è banale? Quella dei Maneskin. Ah, io mi dissocio da questa canzone. Qua si sta saltellando un po' troppo dalla cosa. Esagerato dicendo banale. No, nel senso che è un discorso tuo, però io banale non l'ho mai detto di nessuno di queste persone e mi dissocio. No. Noi stavamo parlando. Allora, ricapitoliamo perché qua si sta andando ovunque. Sì. È iniziato tutto con la questione, siamo usciti da tutto questo circolo di canzoni sul male della vita, dell'amore. Ma peraltro era una cazzatina che ho tutto. Detto, ragazzi, cioè, doveva essere una battutina. Tu hai detto che quella di adesso non ti diceva granché. Cioè, comunque a te quella di... No, a me non dicevo un granché. Ma non per banalità, è che proprio come canzone non mi ha... non me ne è una di quelle... Cioè, adesso, Soldi di Mahmood. Bellissima pure quella. Quella mi è rimasta in testa e comunque il ritmo mi piaceva. Il ritornello di questa... Meno. L'ho trovato molto fastidioso a sentirlo. Addirittura. Okay. Ripetitivo, rumoroso, e non che mi rimane, ma che proprio voglio... Passa oltre, ti prego. E questa è la percezione che ho avuto della canzone, perché a me allora, è una canzone... Ma te che ti piace? Sentiamo un po', che qua magari abbiamo un intenditore di musica classica. No, però, cioè, io sono più sul... Mi dispiace... Barbara, ma vado un po' sul genere inizi 90-80, quindi un po' i classici, AC/DC, Queen, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Metallica. No, perché prima avevi detto che non ne potevi più di questa cosa degli anni 90. No, tutto, gli anni 90 comunque... mi riferivo, guarda, ai jeans, particolarmente ai jeans come erano fatti, i bomber ho detto, e questo atteggiamento di moralità per la droga. Però guarda, sui Queen e le Zeppelin ce li teniamo. Poi vengono da prima degli anni 90, dai. Poi io non so voi, ma io ho avuto una pubertà particolare, perché in famiglia hanno deciso che dovevamo avere una cultura. Che cultura era un'altra questione. Anglica, che... Battista, quaccheri. Sì. Ma mentre tutti ascoltavano il Ligabue, Vasco, quelli che andavano forte qui in Italia, i miei mi hanno regalato il CD de Procolarum.
Ah, belle, beh, cazzo. Sì, però diciamo che sì, diciamo un po' che le, per culato le superiori era quasi d'obbligo, perché quando vai a dire cosa hai ascoltato i Procolarum, chi cazzo sono? Bravo. Oppure gli Abba. Gli Abba, che quando grande. Ho detto belli gli Abba. Alle medie ascoltavo gli Abba e quando ho detto cosa ascolti? Abba Mania. Che è Abba Mania? È così, quindi no, diciamo anche che... a scuola, io a scuola ascoltavo un sacco i CD che aveva mio padre in casa. Le cassettine. Le cassette CD che aveva mio padre in casa, era tutta roba degli anni 60-70, per cui anch'io da piccola sapevo un sacco di quella di roba. Noi al liceo ascoltavamo metal e gli Abba anche. Io la musica l'ho acchiappata alle medie, perché alle medie avevamo la sezione musicale e quindi già c'era un po' di cultura musicale in giro tra i ragazzetti, tant'è che comunque questa cosa dei CD dei genitori ce l'avevano tutti i miei compagni di classe, c'era quello che c'aveva i CD dei Purple, quello che c'aveva i CD di Santana, quello dei Dire Straits, quindi questa belli. Era la... Ma io avevo Adriano Celentano e Gianni Morandi. E invece io però non seguivo questa musica e a malapena conoscevo la musica pop di MTV. Proprio mi ricordo che ho cominciato a guardare MTV tra il 2002 e il 2003. Prima di allora non ho mai guardato. E infatti mi ricordo bene molti video, tipo quello di 50 Cent, P.I.M.P. E comunque niente, poi dopo c'è stata la botta di Blink 182 e da lì tutti questi punk, i pop punk, queste cazzatelle così. La... Equipe 84? Equipe 84? Io a come, casa no? Ce l'avevo, sì. Poi, vabbè, la premiata Fonderia Marconi, Hai voglia. FM, hai voglia. I New Trolls, questi erano qui poi. Sì, sì, sì. Io avevo la giacchetta di jeans che c'ho ancora, ci sono cresciuto dentro, sì signori, esiste chi ci cresce dentro i vestiti che ti danno quando sei piccolo, che avevo le mangianastri, quello portatile, il Walkman, e il CD, il lettore CD, quelli grossi, e io avevo le tasche che praticamente erano sformate perché ci tenevo dentro queste enormi computerini. Guarda, ci io buttavo tutte dentro le medie... e camminavo sentendo pile AAA buttate voi. Sì, il liceo, anche io di pile penso il liceo di diciamo i primi due anni di liceo e poi in realtà mi ricordo nel 2005 arrivò l'iPod. Bellissimo, c'avevo l'iPod, quello ciccione da 50 gigabyte, ero fierissimo. Comunque ragazzi, questo è un momento millennial barra boomer che sta veramente cringeando tutti, secondo me. Se andiamo avanti un altro po', arriviamo tipo e vi ricordate quando non c'erano i social? E io c'avevo e piavo il topolino. Beh, se vuoi possiamo andare sui social, vi ricordate Netlog? No, in realtà i social c'erano, infatti c'era, hai voglia se c'era, MySpace, porca miseria. MSN. Che il blog di MSN, quanta vecchiaia, le emoticon che si collezionano su MSN, che adesso si fa con gli sticker di Telegram, cioè è tutto uguale alla fine. Sì. Hai voglia, sì, infatti è incredibile, cioè MSN l'hanno messo dentro il cellulare e basta, che c'è, sì. Non è cambiato un cazzo, anzi manca il Trillo, che era una figata assurda. Guarda, il BlackBerry aveva questa funzione ping che io adoravo molto e tu potevi pingare gli altri BlackBerry, quindi era ancora più bello di uno squilino. Stefano dice ridatemi il lettore MP3 da 256 mega con Bring Me To Life e We'll Be Burning. sì quello di 256 mega. I traffici che si facevano quando, se sapevi masterizzare un CD, tutti quelli che venivano a dirti senti me lo fai questo cazzo, sì, quello sia alle medie sia al liceo ti facevi pagare magari ma non veramente, vabbè che cade in prescrizione, quindi sti cazzi. No, ma guarda, al massimo c'è la questione d'onore del senti, io ti prendo il CD, tu ridammi i soldi che ho speso per il tuo CD, proprio senza guadagno, però te lo faccio, però. Sì, c'era. C'era questa cosa da altre parti.
avere il lettore CD in macchina, che già era, questa macchina è recente, c'ho il lettore CD, non il mangiacassette. Quelle col mangiacassette sono fighe, quelle che addirittura il mangiacassette con il cavetto aux, io non ho mai capito come cazzo funzionava, veramente una magia. SD, ridatemi Winamp. Quello è proprio l'ibrido tra la tecnologia e la logica digitale, praticamente. Andrew è andato ancora più indietro con il giradischi. Winamp, mamma mia, che ti posso dire, è una cacata Winamp. Mai usato il girati, ve lo ricordate il giradischi? Se ossa sui carapaci, ma adesso è tornato di moda, tra l'altro è tornato di moda, quindi in realtà adesso alla fine stiamo facendo argomenti recenti, mica sta roba piace, no, sta roba piace, vedrai che ci sarà pure il ritorno delle chiavette USB da 256, le ossa le ossa di capace di tartaruga, lo ricordate l'epitaffio di Sifilo? Oh, che va, ricordate la prima guerra mondiale, porca miseria, che tempi, allora, quando andavamo, quante botte che abbiamo dato nelle guerre puniche, cazzo. Senti, aspetta, volevo far vedere questo di Andrea Delicatissimo, visto che è collegato, perché è bellissimo, quindi lo celebriamo. Che bello. Vuoi fare tesoro? Bellissimo. È bello perché lui sportiva, faceva il simpatico. Ah, ma io non vi sto condividendo lo schermo, non me ne raccolto. No, a un certo punto è crollato, ma tranquillo. Le crollè. Sì, ve l'ho rimesso. Ve l'ho rimesso. State bellissimi, state una pace. E quindi, ragazzi, qualcuno ha seguito l'altra cosa meravigliosa di settimana scorsa, che gli alieni esistono e stanno in mezzo a noi? Io l'ho scoperta grazie a voi, quindi. No, io no. No, come tu no? No, che intendi? La Bielorussia non parteciperà all'Eurovision. Bellissimo, bellissimo. Se cerchi Tom DeLonge su ilpost.it ti escono i video degli avvistamenti degli UFO della Marina statunitense. Ah no, ma giusto, giusto, ma me l'avevi pure detto. Me l'avevi pure detto e ti ho pure detto e me l'avevi detto. Fantastico. Comunque, l'epitaffio di Sicilia, prima scrittura musicale della storia. Pare che questa melodia sia stata scritta sulla tomba di questo Sicilo, appunto. È vero! È vero. Bellissimo. Spettacolo. Ma da dove cazzo l'hai cacciata, Ste? Ste, c'è caccia la cultura. Ma dove cazzo l'avevo sentita sta cosa? Sì, era sull'epitaffio di... Ci hai immerso di cultura. Adesso. Mamma mia. Buon Jenny proprio impazzisce. Che non c'è Jenny. Che proprio Jenny, infatti. Vabbè, il nostro, come dire, apparato musicale della situazione. È un peccato, è un peccato. Prima lezione di musica alle medie mai dimenticata, un amore. Stupendo, perfetto. Dov'è che nome? Quindi ci sono gli UFO. Io speravo di scoprirlo in altro modo, tipo che se appariva, non così. Ho riso troppo. Scusate. Caccio fire, sparatum, sparatum. Questa è un'altissima citazione, per chi non... Sparatum, sparatum. Stupendo. Caccio fire. Ah, vabbè, che volevi dire? Grazie, Andrea. Grazie, Andrea. Comunque, Andrew, poeta. Poeta di una generazione perduta. Ma sai che poeta non so esattamente qual è poi l'ultima notizia sugli UFO? Che non esistono. Poi esistono, poi non esistono. Ma no, ma gli Stati Uniti dovevano rilasciare sto report. E a quanto pare qualcosa hanno rilasciato, perché se ne stiamo parlando da una settimana... Ma la Marina statunitense? Allora,
Sì, perché in pratica si parla di Unidentified Aerial Phenomena, che è il nome ufficiale nuovo degli UFO, perché rotti cazzo. UFO non esisteva più da un po' per una serie di ragioni che potete immaginare. Un po' troppe bufale. Un po' troppe stronzate. E quindi niente, cioè, questa è una classificazione reale di tutta una serie di eventi aerei che non si spiegano bene, catalogati in un database che è tenuto segreto. E però alcuni di questi video un paio d'anni fa, ormai 4 anni fa, uscirono grazie a Tom DeLonge dei Blink 182. Che è fissato di alieni, non so come cazzo, non so come cazzo si era riuscito a fare amicizia con qualche congressman e qualche ex ufficiale della Marina che poi alla fine ha negoziato sto accesso a sti video alla fine. E adesso piano piano negli anni da quando è stato pubblicato la Marina ha detto che li avrebbero commentati, penso rilasciati ufficialmente a livello di rapporti e quant'altro. Bah, comunque vedremo. Diciamo dall'analisi di Paolo Attivissimo, che è un debunker che io seguo, che secondo me è molto bravo. E secondo una fonte che ha usato, che ha pubblicato lui, su artefatti dovuti a problemi nei sensori, bug di vario genere. Perfetto. Non so poi, cioè, non so se questo può spiegare tutte le cose, non, ovviamente, però, cioè, raga, sarebbe divertente se, perché si tratterebbe secondo loro di alieni che stanno tutto intorno a noi tutto il tempo e noi non ce ne accorgiamo. Mi sembra un po' esagerata. Mi sembra che c'ha pizza con Edward Snowden, Paolo Attivissimo? Questa è una domanda alla quale non ti so rispondere, se non per il fatto che sicuramente si interessa dell'argomento. Vabbè, però dice 2020, 26 gennaio, 24 gennaio, una cosa un anno fa. Vabbè. Ma poi perché non mi ha tirato fuori lui? Cioè, mi ha tirato fuori lui che parla di lui. è lui. Ah, Searching for Aliens. No, FLG. Ah, non lo stai followando su Full Monkey? Sì, following. Ah, ok. Credevo l'avessi cliccato in quel momento. No. Non ne ha parlato molto, perché già ne aveva parlato allora, capito? Quindi volevo cercare il tweet in cui aveva postato il link di questo. Eccolo. Lui la tocca sempre pianissimo. Il video degli UFO triangolari è una balla per giornalisti all'occhio che prendono in giro i propri lettori e non fanno il proprio lavoro prima di verificare, prima di pubblicare. Perfetto. E a tutti quelli che dicono, ecco, questa è la prova della grande svolta imminente, stanno per arrivare le rivelazioni definitive, state per fare di nuovo la figura degli allocchi ingenui e creduloni, fate in tempo a pentirvi e crescere. Oggi pomeriggio aggiunto siamo... Andrea è la... parito puro cazzo, è parito puro cazzo. Non so se questa cosa dei UFO triangolari è la stessa dei video del governo, però vabbè, diciamo che UFO triangolari. Comunque il tema sta salendo un po' alla ribalta in questo periodo, sicuramente, questo degli alieni, gli UFO, il triangolo, ma tutti no? I cospirazionismi. Ne sentiremo ancora parlare. C'è QAnon che adesso ha deciso che si dedica agli alieni. Cosa è stato fatto? Si dedica agli alieni. Sì. Oggi mi dedico agli alieni. No, da oggi mi dedico agli alieni, che è molto peggio se ci pensi. Vabbè. Eccolo mi qua. Mi dedico a... Alien Leaks. Minchia. No, Fra, mi sta bruciando il cervello ogni secondo. Lasciamo aperto. Era solo Alien però quindi vedi come... Alien Disclosure. Vedi come sta attento alle cose che vanno di moda. E più è puttanata. Ma gli alieni praticano il gender, si chiede Andrea.
Questa sarà la veramente la domanda con cui aprirà Libero tra un paio di settimane. Ma gli alieni praticano la teoria del gender? Dice ste che sono razzistissimi. Gli alieni sono razzisti e quindi praticano il genderone proprio, il mega gender. No, io voglio sperare che ci sia qualcosa di più evoluto di noi, veramente, guarda. Mm. Quindi spero di no. Il bonobo ci distrugge. Ma sì, è anche ora, dai, cioè. Magari se è più evoluto non ha bisogno di violenza e distruzione. Ma noi sì. Hai capito? Ohio hanno fatto la lotteria dei vaccini, cazzo. E noi abbiamo fatto le primule. $1,000,000. Porca. E noi abbiamo fatto le primule. E noi abbiamo fatto le primule, cioè quanto sono costate? Anzi, manco le abbiamo fatte le primule quelle... alla fine, abbiamo detto che facciamo le primule. È vero. Comunque secondo me... Indipendentemente dei, certo che l'ho visto. Sicuramente si trovavano 100.000 euro che mettevi a lotteria e si vaccinava un po' di gente in più. Sicuro, sicuro li trovavano. Io sto ancora aspettando la mia spilla o un qualcosa di, a forma di primula da mettere sul cappottino, sono vaccinata. Vinci le coppole, cazzo. Andrea si è ispirato. Comunque è bello indipendentemente dei, mi piace molto come stile. Un ter merd. Merd. La Schwa, Apple contro la Schwa, ultime notizie. Veramente? Eh no, però la tastiera tua non ce l'ha la Schwa intanto. No, non ce l'ha. La mia sì. Non so se si deve aggiungere, cioè se sta sotto qualche altra lettera. La mia non ho dovuto fare niente. Dalla E... Ma stai alla E? Sì. Ma a me alla E non ci sta. Boh. D. Denunciamo Apple. Così bellissimo. Ma sta là comunque. Goethe. Riprendiamo questa cosa. Franci, tu non c'eri quando abbiamo fatto Goethe. Guarda che in realtà ha avuto ancora più valore per come è uscita quella live, perché ci sei solo tu che fai Goethe. È vero, e questa è la cosa più bella, che ci sei solo tu che fai Goethe, è stupenda. Ti devo mandare la clip. Un monologo di Massimiliano. Un monologo di 2 ore. Ti prego, ridominala così e uploadala così. Guarda. Per i donatori di 5 euro la mettiamo da parte. Il monologo di Massimiliano. Il monologo di Goethe. No, che Goethe e poi... Ah sì, brava, c'hai ragione. Allora, apriamo il Patreon e per chi dona c'è la possibilità di vedere quella live. Che culo. Proprio cacato in mano. Vabbè. Comunque lo sai, update random sulla Palestina, quella giornalista che avevo menzionato l'altra volta che era stata licenziata, avevo detto non era certo sul motivo, adesso è certo che il motivo era quello, era perché aveva parlato della Palestina. Così, per sfizio, la butto là, perché poi è stata licenziata, che fa ridere, da lo stesso... ente giornalistico Associated Press che si è visto gli uffici bombardati che ha girato il video in quel periodo. Mm-hmm. Capi? Quindi davanti pure al fatto che ti bombardano gli uffici, mm-hmm, ma che hanno avuto la gentilezza di avvisare prima e quindi sono usciti prima. Hanno fatto la chiamatina e quindi in base a questo se parli della Palestina sei fuori, perché questa è brava gente che avvisa prima di bombardare. Ti bombarda, ma prima fa la chiamata. Cazzarola, guarda che fastidio. Cioè, che cazzo significa davanti a questa foto? Davanti a questa foto non si può parlare della Palestina. Andate a fanculo, dai. Va bene, ho detto la mia cosa così. Come va? Che mi dite? Guarda, state carichi. Max, nell'elenco avevamo un'ultima cosa. Max, una notizia, l'audio è stato cancellato. I ragazzi che scrivevano in chat sono stati informati da prima su cosa scrivere. In realtà neanche noi ti sentiamo.
Dimmi. Posso? E certo. Ok. Ci avevi messo un altro argomento che però non ho ben capito cos'è, se lo vuoi introdurre con te, ah, lasciamo stare. Perché... Fregna 2005, dovevamo fare la tier list e non sapevamo di cosa, e quindi così come placeholder abbiamo detto... avremo una in sospeso. Vabbè, ma quella in sospeso... French ha rosicato... No, French ha rosicato un sacco che l'abbiamo fatta senza di lui. E con lui la finiamo. Comunque devo confessarti una cosa. L'hai cancellata? Sì. Ah, ecco. cioè, e che cazzo, Max? Però c'è qualcosa che salvi qui? No, allora no. Allora, lascia sta. Non l'ho salvata perché ti dovevi registrare l'account. Ok. Quindi la mia pigrizia è stata legata a questo. Comunque, dato che quella live è andata perduta, direi che non è così grave, cioè... No, però dobbiamo decidere di cosa facciamo la tier list. Bravo. French aveva un'idea prima. Cioè? Più che altro French esisteva prima. Sì. Ma adesso no. E quindi, visto che non c'è, ci arrangiamo. Tier list. Tier list dei boss di Dark Souls. Ah no, non ci Stefano, so più. Stefano comunque si è lanciato da solo nella tier list della Fregna del 2005 con Elisabetta Canalis. Top tier, ci sta. Scusa, ma i sound alert li ho attivati? Sì. Vai, o facciamo finalmente sta Bloodborne tier list, non ce ne frega un cazzo a nessuno. Dai. Oppure no, qualcos'altro. Ma che Bobborn? Niente Bloodborne, niente. Ma questo è un altro sito? Sì. Vabbè, fa cagare uguale, vedo. Ha meno appeal. A meno sembra che stai, cioè, sembra che stai guardando un sito con vari articoli. Un sito dove ti stanno per scammare, fra l'altro. Esatto, dove clicchi e ti trovi veramente la merda nel computer, proprio la cacca che esce da... Dammi un dollaro, ti invio $2. Dammi un dollaro e puoi fare un voto sulla tier list. No, comodo, no. Qua il video. Sì, tra i coglioni proprio in fronte. I coglioni in fronte. Comunque, allora, se io cerco, ma questi stanno continuando sulla Fregna, ragazzi, era per scherzo, ci dissociamo da questo patriarcato. Questi sono atteggiamenti patriarcali. Alessia Mertzin, Charlie Singer. C'è uno specifico. Specificissimo. E qui ho scelto i morti proprio. Cioè, ma poi nella Fregna 2005 qui ho scelto i morti proprio. Vabbè, lasciamo perdere, guarda. Lasciamo perdere. Salviamoci, facciamo la tier list. Salviamoci dalla censura totale dopo aver detto stronzate. Allora, la frutta. Steppate. La miglior frutta. Va. No. Avocado. Top. Avocado. Top, infatti. Avocado. Partito con l'avocado. Mela. Allora, top. Guarda, top. Io ti dico, i miei tre top già ce li ho. Mela. Fragola, lattone e mora. Ciao. Sei proprio un frutto di bosco. Sì, sono un frutto di bosco, frate. Mettiamo il melone, che ci voglio bene, tutto quello che vuoi, eccetera. Anzi, no, quale melone? L'anguria, stavo pensando, io sono sempre il contrario. No, perché no, ragazzi, io non sono d'accordo con queste decisioni così veloci. Allora, il melone, no, la banana è ma top, soprattutto cosa stiamo banana valutando? È top. Mela, guarda, mela S-tier per cultura. Per mela S-tier. No, la mela S-tier. Però in realtà è... La mela è tutto l'anno. La mela oggigiorno è tutto l'anno. Ecco, tipo, Andrew dice la banana in tuo cesso. Andrew dice la banana in tuo cesso. Dato che non sei in live, Andrea, sì, non vale il tuo... No, come? Sì che vale, certo che vale. Che mela... Mela solo grande. La dittatura streaming. Non vale la tua opinione di merda. Sei sullo schermo? No, e allora ciao. Allora, okay. A me il melone arancione fa schifo. Il melone giallo è top. Quindi quello è melone. E l'arancione sì. Ah, il giallo dov'è?
non c'è, per questo dico che deve stare un po' più giù. Ma non è che magari c'è la Mora, ci fa il canto la Mora. Io la metto sotto il mirtillo sicuro. B. Quindi qualunque, cioè il mirtillo per me è molto sopra la Mora. Questo che è uva passa? È mirtillo. No, per me la Mora, per me vabbè. Di Frenchy, per te la Mora? No, la Mora è A, ragazzi. Anche per mirtillo me. Pure. La banana forse, se mettiamo Mora e mirtillo A, forse la banana diventa B. No, però... ma questa ti scherzando. No, infatti no, perché voi non sapete cucinare le banane, questo è il vostro problema. No, però è buono. Chi cucina le banane? Vedi, un sacco di gente in Asia, ma tu che non conosci l'Asia non te ne intendi e quindi ti perdi. No, quella in Sud America. In Asia in generale la banana si cucina tantissimo nei piatti. Ma perché... tu la cucini? Sì. Noi la mettiamo ovunque, frate, ovunque. Infatti, come minimo, guarda, dedicheremo una puntata. No, scusate, su questa vorrei. Allora, su questo ovunque vorrei mettere. Dedicheremo una puntata. Aspetta, facciamo un chiarimento. Per chi non sta, perché voi non state vedendo le facce, perché siamo gli orifizi. Max aveva una faccia proprio da fanatico religioso, da orifizio. Va ovunque. No, infatti. Dimmene subito uno buono, un piatto buono con la banana per fare capire il senso. Ma già la banana fritta, guarda, la banana fritta col cioccolato sopra. La banana col cioccolato. Banana col cioccolato fuso sopra proprio. Quella là, guarda. Allora, questa era un classico in Malesia che costava pure poco. No, non quella fettina, è quella per il lungo. Questa guarda qua, questa era proprio buona. Ci mettiamo. Ok, ma è proprio banana. Sì, sì, una banana intera. O è un'altra tipologia. No, sono un pochino più piccole quelle che usano loro. Per comunque, io le ho fatte tutte le banane, sì. Così funzionano tutte. Sì, 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 puoi farlo con tutti i tipi di banana. Poi, ovviamente, ti devi regolare. Però la banana si fa nei pancake. Con la banana si fanno tante cose. Questa è la verità. È un po' come l'uovo della comunque frutta. Si frigge anche la banana, ti assicuro, si frigge una meraviglia, si frigge una pace. Queste qua che foto che stiamo vedendo sono tutte banane, non sono plate. Ci puoi fare sia dolci che queste cose così, e capito? Poi un'altra cosa, ma scusami, ma il nasi goreng non c'ha la banana, eh? No, fantastico. Il nasi goreng non c'ha la banana, no, infatti. Però ci sarebbe noi bene. L'abbiamo messa la banana, è la nostra aggiunta la banana dentro sto piatto. Vabbè, comunque state un attimo. No, comunque, al di là di quello, la banana a me piace tantissimo. Cioè, sì, sotto là è una merita bestemmia. Merita là perché è poliedrica. Perché l'esse è proprio frutto. Guarda, per me... Puoi mettere su IGTV tutto questo discorso delle banane, poi, per favore? Per me, per i miei orifizi, la banana è top tier. Ciliegia? Non sono fan io, però è buona. Dopo questa cosa che hai detto dei rifizi, non so se stiamo misurando quanto ci piace o altre cose che si fa con la frutta. Che ci fai con questa ciliegia? No, perché sono come le palline cinesi allora, a quel punto. Comunque stai, la prossima volta faremo una live di cucina, ti facciamo vedere che facciamo con le banane. Cucinate in live, spero. Sì, non è edibile. Allora... La ciliegia là? No, la ciliegia top, dai. No. Top no, perché... Top no, perché non puoi sapere sempre se c'è quella buona. Senza assaggiarla. Ah, intendi? Non sai se c'è dentro il cagnotto? No, sai che ce ne sono alcune dolcissime, ce ne sono alcune dolci buone e altre super acquosissime. La pure è buona. E per me è un po' tipo l'albicocca sta cosa, cioè ci rimango male quando non è... Quando non ma non ci sono le albicocche, tra parentesi. Vabbè, fa cacare sta di lista. No, non c'è un sacco di roba. Vabbè, fra, ma poi che problemi ha quest'uva? L'uva a me frega poco. A me l'uva fa cacare. A me l'uva un A, perché l'uva è flatta, ragazzi. Ma sei solo. Quale uva? Questa. L'uva fragola, ragazzi. Vabbè, no, l'uva fragola, ce l'abbiamo, non è neanche una cosa così diffusa. A me piace pure l'uva regina, però un po' più sotto, vabbè. Ok, ma è quella ti piace quella rossa o quella bianca? Entrambe, di più la rossa. Ok. A me piacciono, devo essere sincero, noi spesso la prendiamo, è rinfrescante, è ricca di vitamine. E quello, se quello è pompelmo... Sì, è Pompelmo. Comunque rossa, la capata frutta ci stava tutto. 7 kg di zucchero, ma io per me, per l'acidità, è di...
però è buonissimo. Anche per me è bino. Fa schifo, il Pompei il maglio fa pure male se vi fa scendere la pressione, svenite come degli animali. In realtà sì, il Pompei il a me è capitato. Perciò lo so. Il mango A. Pompei il ti va a modificare. Il mango A, e tra l'altro se lo pigliate nei posti da dove viene, è incredibile. Vede il step, dice uva, uva, fragola top, Nespole. Ma l'uva fragola non è dentro a questa linea. Nespole S-tier. Nespola è S-tier. Non c'è la Nespo. Siamo all'Aranch. Disegno. Siamo all'Aranch. Aranch. Arancia, male la pancia, C. Vitamina C, vai. Io dipende, perché io l'arancia in sé non mi piace proprio. L'arancia, la fettina di arancia in mezzo all'hamburger con una fettina con la banana fritta, con una fettina di pecorino sopra. E il come si chiama? Wow, ma che mi ha ricordato? A me piace un cofano insalata di arance. Tra parentesi, sì. Io infatti per quello che facevo B. Sì, vedi quando allora, ci aggiungi le sale. Le sale, cioè, aggiungi il sale, forse pure A, per crei tutte queste cose nuove pazze. Io infatti facevo la media tra quando le metti in insalata e quando te le mangi così. Ho fatto B, vedi, insalata e anche cuore. A me dicevano cose perché facevo il pollo bollito con la banana, ma a quanto pare non è nulla di nuovo. No, pesc. Allora io questo pesc. Vorrei dire pesc. Pesca bianca. No, io sono fan delle pesche. Nimeria sulla pesca bianca. Si è nervosita. Sulla pesca ha detto no, aiuto. Sentite, il mio. Poi fate quello che volete. Mettetela pure di se. Pesca bianca A per coca S. Ciao. Sì, sono d'accordo. Per coca. Dipende dalla regione. Da noi si dice per coca. Per coca. No, Twitch non fa campanilismi. No, da noi si dice e si scrive per coca, quindi non me ne frega un cazzo. Infatti è un distronziato, mo faccio una guerra. No, ma anche io sapevo per coca con una C. Si scrive per coca, cercato su. No, sto dicendo per cosa altro può sembrare, detto così. Non è una questione di regole, di filtro, di parolacce. No, non di parolacce, di sostanze. Minchia ragazzi, no, non ce l'avrei mai fatta. Vabbè, ma guarda, vabbè. Abbiamo già sputtanato tutto prima, se per questo guarda, con i Moneskin, con i che è tutto quello di Damiano che ha pippato, non ha pippato. No, guarda, lì avevo le antenne dritte, perché nel caso sarei intervenuto dicendo stop, perché andava tutto sulla questione dell'argomento. Ma guarda che secondo me, no, invece io le ho lette le regole sulla droga, non c'è problema, si può dire cocaina. Si può dire, non è un problema. Non devi avvocare l'uso delle droghe. Noi non avvochiamo l'uso delle droghe. No, io sto parlando adesso di quando abbiamo parlato dei Maneskin. Tenevo le orecchie dritte per evitare che sembrasse che si stesse condonando. Invece si è andati contro, solo che si è fatto tutto un discorso dietro. Che poi poteva no, ma dobbiamo. Male. Secondo me adesso dobbiamo tutti fare una pippatina finta. Di banana. Polvere di banana. Così è rovinato proprio tutto. Vabbè, comunque. Esatto. Ananas per me vale come per l'arancia, uguale. Sì. Cugino, però ci fai pure l'insalata. Sì. Anar. Melograno. No, quello mi fa schifo proprio. Posso dire una cosa, il melograno ha un posto speciale. Secondo me non va messo proprio nella lista. Va bene, a parte. Particolare. Per me Lampons, a me Lampons fa cagare rispetto per me è S-tier. Ah, e sì? Secondo me questo è il silenzioso, cioè è il migliore, è proprio over the top. Voi che ne pensate? Per me stava insieme alle more, però per me è superiore il lampone, ragazzi. Non mangiati da poco alcuni che proprio ho pensato ma non ho mai mangiato un frutto così saporito. No. Che proprio pensare devo fare una tier list subito. Esatto, ci devo fare una tier list. Guarda, in onore della tua passione le mettiamo nella S, però sappiate tutti che è una passione solo di French, praticamente. Ma perché probabilmente ne avete mangiati pochi nella siamo vita. Stati sfortunati e non abbiamo acchiappato i lamponi che acchiappato purtroppo tutti. Non sono tutti uguali, le more sono c'è un'altra cosa, le more sono squisite e i lamponi sono assurdi.
guarda che la, guarda che la fragola però... non voglio neanche discutere. No, aspetta, però la fragola ha lo stesso problema del ciliegio. Sì, può deludere pesantemente. No, 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 maturare. Ma se ci metti lo zucchero e il limone... Allora, vi dico una parola chiave. Fragoline. Quelle che cosa sono? Cioè, quelle che cosa sono? Vi dico una parola, fragoline. L'hai detta, bravo, però comunque fragole sono... No, sono fragoline, cioè sono qualcosa sono diverse, è vero, sono piccoline. Io una volta le ho... Le ho prese proprio nel bosco, le ho colte le fragoline, sono buone le fragoline. Guarda che torno nostalgico di un Max piccolino, le ho raccolte quando ero un pargolo. Eccole qua, ma pure io le ho raccolte. Vedi che c'è tanta nostalgia. Da noi mio nonno le fragole aveva Soriano del Cimino, un bidone su cui sopra, perché si fanno pure crescere su bidoni di terra, le piante fragoline me le sono pappate tutte, mio Dio. piccine profumate fragoline bosco, mamma mia. Bello. E queste no? Dentro un pasticcino con la crema. Vi dico una parola chiave. Cioè, quindi alla fine è il pasticcino che serve per gustarsele. Quelle sono la corona. Comunque io sono pienamente con Stefano su sta cosa. Per me sono tutti uguali. Lamponi, more, gelse. Ma poi che cazzo sono le gelse? Scusami, mo. Allora, spieghi dopo. Che il lampone e la mora sono la stessa cosa, significa che non mangiate una delle due da tempo. È vero, no, sono sicuro, fra, perché hai ragione. Io mi ricordo il lampone più acido e la mora più dolcina. Anch'io. Sì. Per quello mi piace più la mora. Però il lampone è ridicolmente. Google Gels. Lampone. More, lamponi. No, comunque gels. Frutti di bosco, vai io. Eppure mirtilli che l'abbiamo nominato più volte. No. Non credo siano queste. Non sono queste, probabilmente. Il bosco. No. Ecco. Ah, questo il gelso, dovevo scriverlo. Singolare. Io il gelso, sai. Ah, Ocess. Ma che è una ceppa di erba, però fatta a frutto di bosco. Io se non mi ricordo se ho mai mangiato le mele cotogne, invece. Non c'entra un cazzo con queste mele... cazzo non c'entra? Sono male. Quelle con cui si fanno pure le cotogne. Le cotogne, mele cotogne, ma cotte le hai mangiate, spero. Vabbè, sì, quelle sì, io le chiamo le cotognine. Però ecco, la mela cotogna così, non mi ricordo di averla mai mangiata. Ho mangiato però i dolci che si fanno, pieni di zucca, buonissima. Mamma, sono dei dolci siciliani, no? Le cotognine. Io le ho mangiate al forno varie volte, le mele cotogne, così. Con vari tipi di cose forno... sopra. No, al forno ho mangiato le mele a nurke. Max, ordinare ora su Amazon, c'è la prima l'indirizzo, dai. Queste comunque sono un altro S-tier, le mele cotogne, insomma. Però adesso, fare la votazione è sul frutto in sé o come si cucina? Perché allora risolvere la guria per forza. No, per ma vabbè, forza. Non voglio sentire un cazzo. Guarda, l'anguria, sì, però anche lei è un altro posto a parte come melograno, secondo me, sì, perché sono molto peculiari. Se calcoliamo allora come si vengono anche elaborati, l'uva la metti su S perché ci abbiamo il vino. Io questo consideravo innanzitutto. Vabbè, che c'azzicca l'uva. Vabbè, pure non essere fan del vino, ma comunque in generale per me come frutto l'uva è Hawaii, cioè i gattini, i greci. Dai, cazzo. Italia, il piemontesi, mo ci vuoi, andiamo pure il piemontesi. Va bene, stiamo là, che cazzo te devo dire? Problemi con i piemontesi? No, invece so che sono buoni i vini piemontesi. Ho molti amici piemontesi, sono un grande fan di Barbero. Ho molti amici piemontesi. Vieni qua, il risotto con il vino della zona ti faccio provare, vieni qui. Buono. Comunque, cioè, si fa tanta roba con l'uva. Poi, appunto, devi fare distinzioni e sottodistinzioni, fragola, regina. L'avvocato che l'anina, ragazzi, devi dire che non ti piace l'uva comunque. Perché male che vada, un tipo di uva vi piace. Bello, comunque.
piaciuta. Bella la frutta. Viva la frutta. Sì, la frutta è facile. È stata una bella tier list. Mamma mia, mi devo mangiare il frigo. Ti è il diabete. Ah, ce n'è un altro più bellino. Che no, peccato. Dai, basta. Ma sì. No, cioè, nel senso. Oli, l'hai scaricato Knockout City così per buttare su una cazzata? Sì, ti ho detto sì. Ah, te l'ho scritto. Ah, non l'ho letto, scusa. C'ho il cellulare inaccessibile. È diventato una web gas. Sì, poi proviamo a vedere se funziona. Dai, mi sembra fattibile comunque. E quindi che gioco è? È un gioco di dodgeball. Te lo faccio vedere. No? Sì, ormai non sanno più cosa fare, quindi vanno a prendere i giochi da campetto e te li fanno diventare videogiochi. Esattamente. Tutti commentati, wow. Dove vedere il trailer? Volevo vedere il gameplay. Cioè, che si fa? Tu meni, gli meni. Una pallina e gli la meni le palle. In faccia alla gente. C'è tutto un livelluccio, una faccia inducola. E fra qualche mese avremo la Battle Royale. Ah, quindi non è una Battle Royale? No, no. È a punti, com'è? Vabbè. Sì, devi arrivare a 10. Ed si è un gioco a squadra. Lo potremmo provare. Qua sono due, poi non so quant'è il totale. Franci, ti sento colpito. Ho caduto. Può essere che entrambe, capito? Colpito e affondato. Vabbè, ok, bello. Bello. Lo proviamo dopo? Avevo pensato di provarlo in live, ma è complicato. Ci mettiamo lì a fare come abbiamo provato con Fall Guys. Prima smanettiamo per vedere se è fattibile. Esatto. Non ho capito, Ste, che significa 4 contro 4 si gioca senza palla? Perché ci si può fare palla? In che senso? Cioè, quindi vuol dire se la partita, cioè, usi gli altri come palla? No. Cioè, uno dei compagni diventa una palla? Comunque dobbiamo provarlo, eh? Sì, sì. E tra l'altro il trial è per i prossimi pochi giorni, quindi proviamolo subito così ci decidiamo. Scusa, telefono. Stavamo commentando Knockout City. Non se vale la pena si prende. Lanci i compagni che si appallottolano con R1. Simpatico. A proposito, avete visto che adesso è ufficiale, c'è Mass Effect Legendary Edition? Ben giocato Mass Effect. E hanno risolto tutti i bug, tutte. E come fai a star bene? No, come posso star bene? Sì. Giocalo. Il cuore batte, respiro, i reni stanno bene. È figata tutta un'illusione. Che... Non hai giocato Mass Effect, non sai cos'è la vita, fidati. Non Andromeda, ma c'ha dentro pure Andromeda? Ma è il primo Mass Effect, questo rimasterizzato, no? I primi tre, tutte e tre, con tutti i DLC, tutto quello che è uscito per i primi tre buttato dentro in una confezione unica. Ok, però non fatto remake, non rimasterizzato, al limite hanno aggiornato la grafica e sistemato. Ho capito. Vabbè, carino. Ma il finale della serie è quello, Mass Effect è bello. Mass Effect 3 è la morte nel cuore. Sì, sotto molti aspetti. Ma l'uno dice che vale la pena giocarlo? Sì, guarda, sì. Lo potremmo fare uno di noi, Mass Effect. È tipo Dragon Age. È bello. Però nello spazio. Alla fine lo descriverei così, se hai giocato a Dragon Age. Io quello lo conosco, infatti mi ha fatto capire. Ma giochiamo a Dragon Age. Primo. Facciamo proprio il primo Sabaku. Tipo iperbuggato. No, vabbè, se volete vedervi ste cacate, c'è Sabaku che ci ha buttato tre anni. Guardatevi il suo sforzo di tre anni. Sponsorizzi Sabaku, che è giustamente uno youtuber che non ha iscritti. Ma che no, è che non farei mai tutti i Dragon Age come ha fatto lui. Ma anche il primo, scherzando. Ma anche il primo è impensabile, perché fra le linee di testo, starci dietro, tutte quanto. No, è troppo lungo.
È una pazzia, sì, sì. Baldur's Gate. No, sto scherzando. Bello, però. Io lo voglio rigiocare anche perché adesso c'è il 3. Vogliamo fare un multiplayer. Ma se dobbiamo fare un GDR multiplayer, potremmo provare Divinity. Che so che si presta molto a giocare in multiplayer online. Ma infatti, guarda, se vuoi giocare a Baldur's Gate 3, gioca a Divinity Original Sin hai fatto. E la butto lì. Se a voi va, a me va benissimo. No, comunque preferirei Baldur's Gate 1. Sei un retro gamer. C'ha le regole di D&D. Sì. E quello è il motivo. Poi posso dire... Non il D&D più semplice, però, Divinity Original Sin c'ha un bel gameplay, a mio avviso. Non è D&D, però è peculiare. A me la cosa che mi fa un po' paura sono loro che hanno preso in mano Baldur's Gate con il D&D che so che fanno 5.0, più recente, insomma. Sì, sì. E non è quello il problema. Il problema è che, secondo me, per ora l'aspetto di un gioco è molto simile a Divinity Original Sin, a questo mi riferivo. Cioè, graficamente, di interfaccia. Poi quelle sono proprio cose che, su cui si può mettere mano pure dopo. Ma Baldur's Gate perché, 3, quindi dici. Sì, sto parlando del 3 perché comunque non è fatto dalla stessa casa, non è che lo stesso engine che hanno fatto l'1 e il 2. Quindi ci sarà. Hanno fatto bene a non fare lo stesso engine perché sarebbe invecchiato. Vabbè, male. È ovvio. No, però intendo di c'è comunque una discontinuità. E anzi, è solo che ancora non è uscito. Sì, ma usano lo stesso engine. Questi Larian Studios, se non sbaglio, sono dei belgi. Belga, o forse sono svedesi. Svelvink forse non mi sembra tanto Belgian, ok. E fondamentalmente loro hanno fatto Divinity Original Sin che da cui hanno però preso l'engine per poi farci il Baldur's Gate 3. Quindi per ora sembra più che altro Divinity Original Sin 3. Okay. Se volessimo fare una. Ma poi tra l'altro non è completo. No, per ora è un'altra cosa che in realtà non mi è piaciuta assai, che l'hanno rilasciato in Early Access. Un quinto della mappa, che schifo. No, cioè, una di quelle cose che ci metteranno anni. E se, cioè, chissà se la portano a compimento. Ma perché sono comunque una compagnia relativamente piccola. Ormai, cioè, io questa cosa non ho capito. Compagnie che sono piccole fin quando voglio. Andrew, il trailer di Horizon, il 2... West è sì, uscito il trailer di Horizon? Deve uscire tra due ore. Ah. Ma se non sbaglio c'è già un trailerino. Ma è Forbidden West, sì. Che era uscito da poco, no? Non è uscito un teaser. Forbidden West. No, c'è un conto alla rovescia al momento. Ma su YouTube in live o sul sito? Qua, sì, PlayStation, sullo YouTube di PlayStation. A che ora? Play. Tra due ore, dicendo. Che è sta roba? Sta facendo vedenatore. 3:17. 3:17 e buonanotte. O frat tuyo. Vabbè, possiamo rifare una live tra 3 ore per guardare solo il trailer di Chess e poi chiudiamo. Bello. Andrete ammazzati. No, guarda, vediamo il trailer. Ah, bello, lo critichiamo. E Andrea lo teniamo fuori dalla Discord. Passiamo il tempo a criticarlo. Poi, beh, buona serata a tutti. Chiudiamo. Ma no, comunque non ce n'è uno più recente. Mi sembra fosse uscito un DLC recentemente. Ah, questo qua di un giorno fa mi aveva triggerato. Sì. Forse, ma è un 20 secondi sono tutti teaser. Sì, teaser del teaser. Take the first step beyond. Cioè, questo potrebbe essere preso da Assassin's Creed Black Flag. Questo vedi, cioè, tranquillo, Forbidden West. No, comunque ti devo fare vedere quello di Reddit che ha fatto predire all'algoritmo come sarà il prossimo Battlefield. Bra, vediamo come sarà il prossimo Battlefield. Eccolo qua, ho chiesto all'intelligenza artificiale GPT-3 alcune cose su Battlefield 6 e questo è quello che mi ha detto. E ha fatto. Questo è una specie di bot simpatico che è algoritmato pazzo che stanno sviluppando.
e c'è un minimo di accesso al pubblico, ma non completo, un po' complicato da raggiungere come bot, perché stanno cercando di non farlo inquinare troppo. Comunque, vabbè, fenomenale, cioè ti costruisce dei testi sulla base delle informazioni anche in modo predittivo. E se, quindi questo qua ha provato a fargli parlare di Battlefield e gli ha fatto tirare fuori questa serie di statement sul gioco, che non è ancora uscito, deve uscire, non è neanche stato ufficialmente annunciato, però capi, sulla base di tutte le cose che trova su internet su Battlefield costruisce queste ipotesi giornalistiche su Battlefield 6 e suona meglio di un articolo di un essere umano che è pagato poco, per esempio. Cioè, perché dice, allora, doveva uscire nel 2021 ma non è stato confermato nulla, ma questa cosa potrebbe cambiare perché nel 2015 ci si aspettava che uscisse Battlefield 5, ma invece rilasciarono Dragon's Teeth, che era uno spin-off. Idealmente il prossimo titolo dovrebbe essere un reboot di un gioco vecchio che usi il Frostbite Engine come titolo di lancio per la PS5 e per l'Xbox Series X. E questo è un ragionamento di ferro. Poi si fa la domanda se il prossimo titolo deve essere una new entry o un reboot. E lui dice che un sequel di Battlefield 5 is unlikely. Però perché Electronic Arts vuole che ci sia il vehicular combat nel prossimo titolo, no, non so qual è l'implicazione di questa cosa, e dice che credo, l'unica subseries è tutto un ragionamento, vedi, sì. Cioè, anche subseries che non include Modern o Future Warfare e Battlefield Bad Company, ma Bad Company è una roba più leggera che non pubblicano dal 2010. E per un po' si è sperato che uscisse un Bad Company nuovo nel 2015, ma non è stato così. E quindi in giro Session Bad Company 3 impazziamo. No, e quindi lui propone che Electronic Arts potrebbe lanciare una versione rimasterizzata di Bad Company 2 nel 2022. Ed è pure questo un ragionamento assolutamente secondo me si potrebbe provare a milcare Bad Company 2 facendo un 3 di merda, sti cazzi, tanto la gente comunque no, se lo compra. Secondo me l'algoritmo ha ragione a pensare che punto prima sul remaster, perché tutto il lavoro già fatto e devi solo decorarlo un po' meglio. Ma ha fatto remaster ultimamente? No, e infatti per quello pure ci starebbe. Vabbè, boh, chissà, remaster sarebbe. Io le ho sentite più su COD che su Battlefield. Comunque poi dopo fa tutte delle ipotesi proprio sul gioco, come sarà, che titolo potrebbe avere, quando uscirà il trailer. Il trailer dice che dovrebbe uscire in estate 2021. In addition, the trailer will probably feature many explosions and a heavy use of debris caused by missiles. Ma direi. It is likely that the word destroy is included in the title, such as Battlefield Destroy. Cioè, queste cose, se invece di mettere che Battlefield, ma metti un film di Michael Bay, quadra tutto comunque. Sì, sì. Chissà, poi, chissà, comunque, guarda, divertente sto Reddit, mi piacciono queste cazzatelle. E poi all'EA poi lo leggono e dicono, però non è male come idea, eh. Esatto. Che secondo me è così che è nato il finale di Lost. Ma sì, l'hanno sempre detto che non sapevano cosa stessero facendo, quindi... No, comunque Battlefield Covid Wars e The Division, Andrei. Del prossimo The Division. Ragazzi, io devo andare. Ma sì, guarda, secondo me secondo siamo me anche giunti tutti. Al compimento, sì. Per questa grande live di cazzeggio. Ok, aspetta, allora facciamo ride perché... Vai col raidino e... Intanto iniziate a salutare. Ci salutiamo tutti, è stato bello. Arrivederci. Domani facciamo puntatona Monkey Week con tutti gli altros. Venite, numerosos. È divertente sempre un sacco. E buona serata. Buona serata a tutti. Buona serata. Ripperoni. Ma è partito il raid. Metti la schermata finale.
Ah, metto la schermata finale, va bene. E così poi chiudo. Perfetto. Bra, vi lascio con la sigla. Ciao bellezza.